Buongiorno a tutti e benvenuti in un altro video. Abbiamo qua con noi la bellissima Grazia che ci aiuterà oggi in un esperimento di mentalismo. Grazia, ti chiedo di pensare una parola. Cambiala. Non avevo ancora pensato, aspetta. Ok. Cambiala. Ok. Una parola possibilmente non di troppe lettere, ti No. spiego perché. Fino a 10 può andare bene, perché abbiamo qua una serie di carte, tutte diverse, ne abbiamo due set uguali. Dalla faccia le lettere e invece sul fondo il fondo tutti uguali fra di loro. Ti chiedo di mischiarle in modo che non si possa pensare che le ordinate possa sapere a che punto è la lettera che stai pescando. So che questo ti renderà il lavoro poi di cercare più complicata, ma fatti i tuoi magari. Ora questa è la simpatia del mago. Ora ti chiedo di pensare alla prima lettera. Non mettere ancora, io metterò per primo la prima lettera a cui stai pensando, tu mi segui, io metterò le carte qua, tu le metterai lì, ok? Quindi pensala, io intanto vado a cercarla. Ok, la posso fare, prova. Ok, vai, tocca a te. Poi cerchiamolo insieme così teniamo quei tempi e il pubblico non si addormenta a casa. Non Mi sembra un'ottima idea. Per so, è mia. la prima. Allora. Allora, pensa alla seconda. Intanto cerca. Questa è la seconda. Ah, è già beh, rapidissimo, bravissimo. Allora. Penso alla terza. Prova a disegnarla. Ah sì, non con le mani. Bravissima, Ti vedi? pare che disegno con le mani? Sarebbe stato più facile, però adesso io ci sono arrivato, bravissima, vedi che basta solo un'applicazione. Allora, pensa a quella dopo, ci sei? Tanto cercala, ma non fermarti spaccata, sennò potrei leggere il tuo. Ci sei? Bravissima, non farmi vedere in nessun modo, la O per favore. Dai! Ma perché una O per caso? La trovo. Però facciamo finta che non ne so niente, non mi ha risposto. Allora, non è colpa mia se sono molto bravo. Te ne impresto una. Te Non dovresti averne altre. Ah, no, sì. Oh, eccola qua. Ora. Per far vedere, tieni le carte in mano, per far vedere al pubblico che la connessione ce l'abbiamo forte, però non sempre facile, ti chiedo di pensare, anzi, di leggermi nella mente. Io sto pensando una lettera. Mi stai spargendo la mente. Una lettera straniera, ok? Ok. A caso. Non sono poi tante lettere straniere nell'alfabeto italiano. Ci sono però. La Pensa, vediamo se ci riesci. tiro fuori qua. Sì. Vediamo se riusciamo a mantenere. Mettila pure in cima alle altre. Per la prima volta, qual era la carta Sei che ho tu? pensato io? Doppio. Bravissima, gira a far vedere al pubblico. Vedi che connessione ha funzionato? Ma perché siamo due assi, penso, in queste cose. Per caso, qual era la tua lettera, la tua parola? La prima lettera qual era? Una A, una S e una O. Grande! Fatto, se me lo spieghi.